Eh sì, anche oggi tante notizie e io in maniera particolare invece volevo ritornare, fare un passo indietro sabato scorso quando probabilmente qualcuno di voi ricorderà che ho accennato e sarei andato a seguire un convegno importante dedicato al tema della sostenibilità ambientale in Foresta Umbra. Pregherei la regia di preparare il servizio che abbiamo realizzato in quella occasione perché l'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo ha creato una tavola rotonda dove parlare appunto di questo tema così importante. Dicevamo in apertura che i primi 3 mesi di questo 2024, Maria Pia, sono stati più caldi in assoluto di tutta la storia, quindi il tema dei cambiamenti climatici, della sostenibilità ambientale diventa centrale, tanto che Padre Pio TV ne ha fatto anche oggetto di un programma specifico che va in onda tutti i lunedì dalle 10:30 alle 11:30 con me e proprio con Fra Italo Sant'Agostino, a cui poi vi rimando. Intanto andiamo a vedere che cosa è successo sabato scorso in Foresta Umbra. Abbiamo vissuto una mattinata e speriamo ancora il pomeriggio, meditando e vivendo sulla bellezza dell'ascolto, dell'ascolto a livello completo, circolare della natura. Siamo in Foresta Umbra, tra di noi, ecco, come cittadini, e riflettendo su ciò che su ciò che ci ha lasciato la Laudato Si, se è possibile trasformare l'enciclica Laudato Si in un progetto che tocchi la politica e quindi salvi veramente il nostro ambiente, la nostra economia, la nostra cultura di popolo garganico. Sono Massimiliano Arena, sono direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale, Salvaguardia del Creato, Giustizia e Pace. Allora, questo evento nasce un po' da diversi desideri che si sono andati a intrecciare e confluire in un unico desiderio. Innanzitutto una grande sensibilità da parte della nostra Chiesa Diocesana e in particolare del nostro Vescovo sui temi della salvaguardia del creato e della custodia dell'ambiente. E successivamente, da vari percorsi che stiamo svolgendo in diocesi, tra cui quello di dialogo con gli amministratori dei comuni della nostra diocesi, abbiamo avuto già due appuntamenti dove abbiamo cercato di fare dei gruppi di discussione e approfondimento con gli amministratori, cercando di ascoltarci reciprocamente su alcune urgenze. Una delle urgenze emesse è stata quella dell'ambiente e quindi abbiamo deciso di cominciare adesso a sistematizzare discussioni per tavoli legati a dei temi e abbiamo deciso di partire dall'ambiente perché già c'era da tempo questo desiderio e quindi oggi si realizza questa prima giornata diocesana che abbiamo chiamato Sinodo della Natura, dove abbiamo chiamato a dialogare con noi varie realtà, quindi ci sono associazioni ambientaliste che vivono il loro impegno fuori dal mondo ecclesiale, ma anche realtà internamente al mondo ecclesiale come l'Azione Cattolica o le due comunità Laudato Si presenti nella nostra diocesi che sono un po' partner organizzativi di questa giornata, cioè la comunità di San Giovanni Rotondo e la comunità del Gargano Nord, che è una comunità intercomunale dei 7 comuni del Gargano Nord che si confluiscono tutti intorno a un gruppo. E quindi con loro abbiamo avviato questa discussione. L'obiettivo di questa giornata è lasciarci provocare dalla Laudato Si, con l'aiuto del professor Amato, del gruppo Ecologi del Dicastero per lo sviluppo integrale della Santa Sede, cercando di rispondere a una domanda che il professor Amato ci ha illustrato e ha cercato di accompagnarci questa domanda. Se la Laudato Si può diventare un progetto politico, dove per progetto politico non intendiamo tanto scelte politiche in sé per sé, ma un ragionamento, una decisione etica, uno sguardo con cui guardare le cose. Se la Laudato Si può darci degli sguardi e delle visioni sulle situazioni, sulle questioni ambientali. E da lì si stanno svolgendo, nella giornata di oggi, questi gruppi di approfondimento. Abbiamo messo al centro 4 parole che a nostro avviso erano le urgenze del nostro territorio. La bellezza, perché viviamo in un bel territorio, il bene comune che va difeso in questo territorio, l'acqua e la biodiversità, perché viviamo in un territorio che apparentemente ha tanta acqua perché è circondato dal mare, ma che vive internamente, nell'interno costa, il problema dell'acqua, e il problema della biodiversità, dico problema perché in realtà è una risorsa, la biodiversità del Gargano, che è enorme, ma va difesa e va custodita perché ci sono anche specie animali o vegetali che sono in pericolo e sono minacciate
da questo. E quindi un po' tutti questi temi sono nella giornata di oggi e poi tireremo le somme di questa giornata per capire anche come continuare e verso dove andare. Ciro Amato, direttore dell'Istituto Sviluppo Umano Integrale, in sigla ISVUME. Oggi abbiamo veramente capito a fondo la Laudato Si, che è un'enciclica che ci parla del rapporto tra Dio, l'uomo e il creato. Il creato ci precede alle sue regole e costituisce un'opportunità dell'uomo, i servizi ecosistemici, tutto ciò che la natura ci dà, acqua, biodiversità, bellezza, possibilità di svagare il tempo libero, principi medici, ma è anche il nostro limite. Non possiamo prendere dalla natura più di quanto essa stessa ci rimetta tanto tempo per rigenerarsi. Allora dobbiamo rispettare, dobbiamo custodire. La parola custodia è il centro di tutto il nostro incontro e di quello che la Laudato Si vuole dire. Custodire vuol dire occuparsi di qualcosa che è più debole di sé. L'uomo può distruggere l'ambiente, ma custodire vuol dire anche rendere grazie al Signore nel Tempio, proprio come radice. E quindi attraverso la cura del creato noi possiamo lodare Dio. C'è un'altra cosa, tutto questo deve avere un senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future. Non facciamo che siano parole vuote, ma occupiamoci del creato perché ci occupiamo dei nipoti dei nostri figli. Amare la terra è bella, la terra non è una dea, è un dono di Dio. Amare l'uomo è bello, dobbiamo sintetizzare ecologia dell'uomo ed ecologia della natura. Rispettare tutti e due è la volontà di Dio sull'uomo.